Benvenute, bellissime donzelle di qualsiasi età, al mio nuovo appuntamento, quattro chiacchiere col tacco più spesa. Oggi è 11 novembre, è di sabato ovviamente. Avrete notato tutti che ormai il caldo ci ha detto, ci ha salutato, quindi comincia il freddo, poi questa settimana è ancora più, vanno giù di più ancora le temperature, quindi pazienza, tanto siamo a casa, ci riposiamo tranquillamente e soprattutto per il momento nebbie e nebbie non ce ne sono da queste parti, quindi un po' leggermente foschino, ma siamo avanti. Questa settimana io ho fatto fino a mercoledì il secondo, poi perché dei colleghi di lavoro dovevano cambiare. Allora gli ho fatto il favore, però di sicuro non lo farò più, no, per cattiverie, ma facendo secondo, vieni in casa ancora che sia casa, sono le 10, ti lavi e la mattina alle 4 ti svegli. Ho fatto il giro del letto praticamente. Io porto lente contatto, se non riposo bene, sono dolori. Quindi mi spiace per loro, ma questo favore non glielo faccio più perché alla fine abbiamo tanti permessi ferie, si prenderanno i permessi perché. Finché erano qua vicino, come era una volta, ok, 5-10 minuti in macchina, ma è che adesso quasi un'ora di macchina, no, grazie, anche di no, come dice mio amico, anche no, ecco, ho corretto, scusate. E niente, poi ho fatto gli ultimi 2 giorni, il primo, e insomma la settimana è corsa veloce, veloce, insomma. Cosa posso dire di bello? Di bello è che. Oggi è un giorno terribile! Oggi verranno le pazze! Verranno le pazze, le amiche di Luisa a fare un nuovo album e quindi staranno qua tutto il giorno e io che farò schiavetto, portare via la carta e questo, quell'altro. Oh, vero Luisa? Ecco, sì, ecco. E Luisa è deceduta nel divano, bene. Non sono deceduta. Davvero? Ah, spero. Insomma che. Ti facevo vedere. No, era un mio sogno lungo. Iniziamo a lanciare cose strane. Non sto lanciando niente Che io userò le batterie antimissili stavolta. Quelle che metteranno gli americani intorno alla Corea, sai, per quel pazzo là che uso per lanciare i missili. Insomma, no, sto scherzando. No! Vedo già che ne hai. Comunque devi raccontare un po' cosa succederà oggi, ecco. Neanche le ciabatte unicorno si lanciano. No! Vabbè. Scusate, ecco, questa è la fine della ciabatta unicorno. No, adesso resterà sequestrata. Fino che finirò il video, ecco, anche perché come al solito ho dimenticato di far partire il tempo, quindi non so a che punto sono arrivato. Ma adesso ne hai due, credo, non hai 3 piedi, vero? Quindi sono finite le munizioni. Dai, spiega anche un po' te cosa di bello, cosa. Niente, oggi facciamo un nuovo album con un'apertura particolare, tipo a finestra. E basta. Basta. Ok, tutto lì. Vabbè, dai, passeremo una giornata allegra, diversa e spensierata, in mezzo alle creative. Sapete che averne una è già qualcosa, averne tante altre è una tragedia, perché serve questo, serve quello, corri qua, corri là, fermati, Devo spiega. andare anche a prendere la lista pizza E non la prende anche la lista pizza, che avevo vero? perso. Che abbiamo perso, perché nell'ordine qua si viaggia alla grande, No, mi insomma. sa che l'ho buttata quando ho Eh fatto sì, la perché lui lo cucina. sapete che deve sistemare un po' la casa quando è per mezzo ai suoi lavori, che ha tanta roba che sta facendo, quindi incasinata anche lei. Sapete che un artista creativo ha sempre incasinata la casa, dai, insomma. Non c'è mai un posto libero per fare le cose, vero Luisa? Va bene, andiamo avanti. Oggi ho preso qualcosina, tanto anche perché ho fatto la panna cotta per loro, quindi ho qualcosa da offrire di dolce. Poi sono andato a fare oggi la spesa e speravo di al City per un altro negozio di trovare qualcosa, purtroppo non l'ho trovato, pazienza, andremo avanti, insomma. Non si può pretendere di avere tutto nella vita subito, peccato.
Allora, cosa ho fatto all'MD? Scusate perché non guardo la telecamera, vado fuori campo, ecco. Cosa ho fatto all'MD? Ho fatto la spesa e ovviamente anche lunedì dovrò uscire a aggiustare la macchina perché come sempre siamo fortunati nella vita, però sono cose di parcheggio che succedono, la gente non sta attenta, non è capace di guidare e ti trovi le sorprese quando esci dal lavoro. Pazienza, tanto è un danno minimo, quindi non, anche perché per far intervenire l'assicurazione non era il caso, perché alla fine c'è la franchigia, pazienza insomma. Poi ho preso 4 bustini di zafferano, ed è un'offerta, 1,39 euro, 4 bustini di zafferano, quindi faccio dei risotti, ve l'ho sempre detto, ma col bimbi, guardate, sono mente, come si dice, non sono belli corposi i chicchi e sono buoni da mangiare, dai, fanno dei buoni risotti, anche perché, non so cosa è successo, è caduto qualcosa, ah sì, è caduto un drago, vabbè, mi hai lanciato un drago? Ma perché lanci tu i bambini? Perché li lanci? Sai che ti viene un assistente sociale e ti Ma va rilevano? di moda lanciare i bambini. Ah, ma di lanciare i bambini? Sì. Non passare lì che c'è il cavo, sennò Sì, Dio. no, perché poi mi coppo. Ah, ecco, è di moda lanciare i bambini. Andiamo avanti perché mi sto perdendo. Allora, Stai dicendo che ti distraggo? leggermente, sei una piccola causa di disturbo. No. Ecco. Poi ho preso 2 bottiglie di Pepsi da 1,5 litro, vengono 1,29 euro. Perché mi ricordo cosa le persone piace. Poi ho preso questi. Mi sembra. Hai la presenza oscura, veramente. Fai paura, ti trovi improvviso. Non fare le lingue. Non fare la vongolina con la lingua fuori, dai. Ho preso questo pacchetto qua, che ho visto che è appena uscito, anche che si è aperto perché l'abbiamo Hai già fatto il controllo qualità. controllo qualità, oppure violentato il pacchetto, ecco. Quindi ho preso delle palline di cioccolato che sono nocciola, cappuccino, latte, cereale e cacao. Va bellissimo, è 1 chilo della Bon. E ho pagato 4,49 ovviamente, perché sennò non voglio fare uno spunto. Cioè, è bello sapere offrire qualcosa, vedete, questi bianchi sono al cappuccino, ok, questi verdi sono scusate perché sono incartate, mi sembra che sono nocciola, sì, nocciola perché sono in tedesco anche scritto, quindi quelle azzurre sono latte e cereali e quelle marroni sono cacao, insomma, ecco, sono 1 chilo per una volta. Vale la pena, dai, così hai qualcosa da offrire. Poi sicuramente loro sono gentili, porteranno qualcosa, lo so già in partenza che sarà così, ma d'altronde, ma è bello però trovarsi tutti insieme perché io mi diverto dalle storie che vengono fuori e da ridere, però dai, almeno ogni tanto per avere qualcuno in casa, ecco. Poi ho preso la gassosa, 2 bottiglie di gassata perché ne avevo già in casa, da 1,5 litro vengono 35 centesimi, la gassosa della Happy Fish, lì come cavolo si chiama. Poi ho preso 2 bottiglie di pesca, al solito ho preso 1,29 euro la nettare di pesca, lo trovo molto buono, questo specialmente anche col freddo in frigo, a me piace in frigo. Poi ho preso il tè, non c'era quello di marca, spero che sia buono, tè 0,69 centesimi, tè 1,5 litro, ok. Poi ho preso 6 brat di latte, latte intero 0,69 centesimi, mi sembra, sì, perché sto andando a mente, sì, 69 centesimi. Poi la panna cotta, la panna cotta, mezzo litro di monta lieve, 99 centesimi. Per la cotta più a farla dopo, no, l'ho già fatta ieri sera, quindi adesso è bella fredda in frigo che si è raffermata bene, si è indurita, insomma. Poi zucchero, 1 chilo di zucchero 0,65 centesimi, ok. Burro,
preso il burro sempre della Malga Paradiso, 250 grammi, e viene, scusate, €1,85. Ecco qua, burro, ok. E poi ho preso una confezione di scusate se vuoi fuori qua, carta igienica, 8 rotoli, è in offerta, 3 veli, e viene €1,49. Poi ho preso due scatole di fagioli borlotti, sono 240 grammi netti, senza cioè col suo coso dentro sono 400. Perché ho scoperto, stupidamente, perché a volte fermo prima la ricetta, che ci vanno due bratoli, uno per fare la trita e cuoce, e l'altro alla fine che la scotta per 1 minuto, sono interi, perché così fai la minestra di fagioli, va così. Ecco. Era buono lo stesso comunque, ne ho presi due, così questa settimana ci faremo, perché sono piatti che fanno bene in inverno, perché c'è freddo, ti scaldano, insomma, ecco, mangi più roba calda, ecco. E poi ho preso il pesto, è in offerta, c'è quello con aglio, senza aglio, e viene in offerta, viene 69 centesimi, è buonissimo, dai, a Luisa gli piace. Poi ho preso due confezioni di funghi secchi, 0,79 centesimi, sono 20 grammi, sono i funghi secchi misti, sono buoni, io la mattina li metto a bagno. E la sera faccio risotto ai funghi ed è una cannonata, insomma. Poi ho preso due scatole di tonno, Poseidon, giusto, ho detto a memoria, bravo. 104 grammi, ad olio d'oliva, e viene €1,19, insomma. Poi la punta di grana da grattugiare, vedete, questo viene 7,99 euro al chilo. È stagionato 30 mesi, dico, c'è scritto qua, avete sempre la Malga Paradiso, e l'ho pagato 3,55. Poi il gorgonzola dolce, 250 grammi, sì, 250 grammi, costa €1,99. Ecco qua, il gorgonzola dolce, buono. Poi ho preso il classico, la bottiglia di frizzantino bianco, 1,5 litro, €1,99. Qua è buono, tanto io lo taglio con l'acqua frizzante, quindi lo rovino, ma fino a dopo vado via di testa, non sono un gran bevitore, portate pazienza. Poi uva, ho preso un po' di chili di uva, è in offerta, eccola qua, uva bianca da tavola. E viene, hanno offerto €1,39 al chilo, sì, 39 chilo. Scusate se mai vado fuori in quadratura, non credo, spero di no. E pancetta affumicata, eccola qua. Due confezioni di pancetta affumicata, la fattoria, viene 0,89 centesimi. Poi ho preso questa volta un salame Milano, 120 grammi, e viene, scusate, salame, viene €1,19, ok. Poi 10 uova, sempre della Carbianca, e viene €1,39. Secondo me è aumentato, perché l'altra volta, l'altra ancora prima costava un po' meno, ma vabbè. Poi 1 chilo di cipolle dorate, che lì in casa nostra le cipolle non devono mai mancare, 79 centesimi, 1 chilo di cipolle. Poi il finocchio, ho preso un po' di finocchi fusi, era in offerta, no, non era in offerta, scusate, €1,45 al chilo, tanto per fare qualcosa, se no non avevamo contorno. Poi ho preso i cavolfiori, che quelli erano in offerta, 0,99 centesimi al chilo, ne ho presi due, perché uno farò la vellutata che avete visto, e un altro farò come secondo, insomma, vediamo. Poi ho preso il solito rosette soffiate, 20 pezzi a 35 centesimi. Basta, ho detto tutto, mi sembra, sì, ho fatto tutto.
come vedete non è molto la spesa, ma più o meno, tanto la carne non la vedrete perché abbiamo già fatto la spesa un tempo fa, quindi io vado a far prendere cose più spicciole terra a terra. Bon, il video è finito, è terminato qui, spero che vi sia piaciuto. E cosa posso dire di più? Seguiteci, iscrivetevi, commentate e mettete like e basta, e seguite Luisa che ha sempre fa dei bei lavoretti sempre. Bellissimi noseri di qualsiasi età, vi saluto, statevi bene e ci vediamo alla prossima, ciao a tutti.